eccoci qui ancora per altri esercizi di riscaldamento. Allora, un altro esercizio di riscaldamento che è molto utile è il muto. Il muto serve per sentire proprio bene la risonanza nella testa. Allora, come possiamo fare? Non è così automatico capire cos'è questa signorina risonanza. In realtà noi dobbiamo aprire bene 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 i risuonatori e dobbiamo sapere che bisogna abbassare la laringe, avvicinare le corde vocali in modo che siano completamente addotte. Questo però è facile dirlo, difficile capirlo sul nostro corpo, quindi sviluppare la sensibilità per capire tutte queste cose si riesce però attraverso l'esercizio. Allora, proviamo con il nostro amico muto, aiutiamoci anche un pochino con l'orecchio. Non è che l'imitazione sia esattamente il metodo migliore per fare gli esercizi, però un pochino aiuta all'inizio. Allora, iniziamo a sentire il muto. Ricordiamoci sempre che bisogna respirare bene con il torace, fare dei gran sospiri di sollievo, perché cantare deve essere un sollievo, e provare a ascoltarsi dentro, ma non ascoltarsi spiritualmente, ascoltare il corpo, sentire che cosa combiniamo quando facciamo certe cose. Allora, se dobbiamo alzare il velo palatino, per esempio, possiamo trovare delle difficoltà. Allora, prima di tutto capiamo dov'è questo velo palatino. La lingua batte sul palato e va dietro. Finché non arriva dietro in una parte un po' morbida. Quella parte morbida è quella che noi estendiamo quando sbadigliamo. Tante volte si dice facciamo lo sbadiglio. Possiamo usare questo sistema, questo escamotage, però in realtà è più utile, più che cercare di fare lo sbadiglio, cercare di capire cosa succede al velo palatino quando sbadigliamo spontaneamente. Quindi quando si sbadiglia spontaneamente bisogna provare a sentire cosa succede al velo palatino e cercare di riprodurlo subito, magari facendo uno sbadiglio bello maleducato e rumoroso, per sentire come il suono si va ad appoggiare sulle pareti del velo palatino. Va bene, allora il nostro muto, ritorniamo al nostro muto. Facciamo un esercizio a 5 note, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Quindi sto parlando di gradi della scala, delle note della scala a partire dalla prima, la tonica, fino alla quinta, la dominante. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Questo esercizio suona così. Queste sono le note. Allora, il nostro muto è un suono che noi abbiamo nella nostra parlata. Andiamo a cercarlo. Eh già, e lo facciamo. Quando pensiamo qualcosa, quando abbiamo una sorta di illuminazione. È vero! Non saprei, quando dubitiamo, ecco, questo intercalare noi ce l'abbiamo, è un suono interno che noi eseguiamo nel punto giusto, spontaneamente. Quindi se a questo suono corretto noi aggiungiamo la respirazione e il sostegno, abbiamo il nostro esercizio corretto. Proviamo. Tanto fiato, l'altro invece era, interessava la gola. È un suono molto sciolto che si appoggia bene bene sul nostro sostegno, torace sempre bello aperto con il diaframma che è libero di scendere, muscoli addominali, dorsali e laterali e il pavimento pelvico che permette di cantare sul fiato. Quindi quando è corretto
ci dà la sensazione di un leggero ronzio all'interno. Un leggero ronzio. Molto importante pensare sempre il vocalizzo al contrario, quindi se siamo sulle note basse dobbiamo pensare di essere in alto. E al contrario. E lo facciamo anche voi. Pensa che il naso sia una specie di laser e si schiacciano questi due muscoli laterali. Un'altra cosa che aiuta questo movimento è pensare agli zigomi alti. È una sorta di contraddizione, se vogliamo, perché noi abbassiamo il naso e pensiamo agli zigomi alti. Però è importante, dobbiamo esercitare il nostro viso, faremo un video apposta per questo, il nostro viso a essere indipendente, parte di sopra, parte di sotto, d'accordo? Per adesso ci proviamo, puntiamo il naso e alziamo le sopracciglia. Stiamo semplicemente scaldando la voce, quindi prima il brrr, poi questo. Adesso facciamo un pochino più lungo, sempre lo stesso esercizio. Possiamo estendere ulteriormente all'ottava facendo un arpeggio, però, quindi primo grado della scala, terzo, quinto e ottavo. È bene che il cantante impari a memoria questi vocalizzi, ma sapendo che note stai eseguendo. Non il nome delle note nello specifico, ma il grado della scala, in modo che, a prescindere dalla tonalità in cui ci troviamo, sappiamo qual è il grado della scala che stiamo cantando. Per esempio, questo vocalizzo, che è un arpeggio, ci fa eseguire le note più forti della scala, quelle più stabili, e quindi è importantissimo riconoscere il primo grado, il terzo, quinto, ottavo, che sono i gradi che formano l'accordo. Allora, proviamo un pochino. Ricordiamoci sempre che la risonanza deve essere alta già dall'attacco. Thank you.
stessa cosa si può fare con la scala intera. È molto consigliabile perché così lavoriamo su tutta l'estensione importante, quella che ci fa passare dalle note del registro di petto al passaggio e quindi al registro di testa, per darci la scioltezza. Facciamo con la nona. Quindi sarebbe, non dico i nomi delle note perché non sono esattamente in do, però comunque eseguiamo una scala diatonica maggiore. Questa sarebbe la scala, però noi aggiungiamo che è la nota perché ci piace. Quindi proviamo? Via! Da me è abituato a questo, bene. Allora, esercitatevi tantissimo con i muti e con il brrr, perché fra poco si inizia. A presto!